Con le ordinanze comunali dei sindaci si completa il piano di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in Abruzzo, dopo quanto disposto ieri dal governatore Marsilio. Didattica a distanza fino a Pasqua, dunque, anche per le scuole dell'infanzia dell'area metropolitana di Pescara Chieti, per evitare che luoghi di aggregazione, come le scuole, appunto, possano veicolare nuovi contagi, appesantendo il sistema sanitario regionale già in affanno, come spiega il sindaco di Pescara Carlo Masci, che ha annunciato anche un'ulteriore stretta sui controlli. Confermeremo i provvedimenti già presi nei giorni scorsi per quanto riguarda anche la chiusura delle scuole dell'infanzia, perché ancora una volta il dottor Parruti e il dottor Polidoro hanno evidenziato questa incidenza forte della variante inglese sui bambini, sui ragazzi e quindi la necessità di mantenere chiuse le scuole dall'infanzia in su. Certo, è una decisione difficile che noi prendiamo a malincuore, ma in questo momento la salute dei cittadini dell'area metropolitana è preponderante e comunque il parere tecnico è fondamentale per prendere qualsiasi decisione. Ieri una parte del Comitato per la Sicurezza è stata proprio dedicata al controllo. Ho chiesto al prefetto e al questore di intensificare i controlli sul territorio. Loro mi hanno garantito il massimo delle presenze delle forze dell'ordine a Pescara, già massiccio, e quindi si continuerà su questa linea. Io ho chiesto anche un report di tutte le attività che si svolgono costantemente sul territorio per quanto riguarda il controllo del rispetto delle norme anti-Covid. Mi hanno garantito che me lo faranno avere e io poi lo comunicherò alla cittadinanza perché è giusto che i cittadini sappiano quali attività si svolgono sul territorio, quanti controlli vengono fatti e quante sanzioni vengono erogate. Intanto al Palafiere di Fontanelle oggi e domani continuano gli screening di massa sulla popolazione, così come anche a San Giovanni Teatino presso il centro per anziani di Via Garibaldi. E anche qui, in linea con l'area metropolitana, scuole chiuse fino a Pasqua anche per gli alunni dell'infanzia, come disposto dall'ordinanza comunale del sindaco Luciano Marinucci. Abbiamo raccolto l'invito del direttore generale della ASL Chieti e del prefetto di fare questa ulteriore giornata, considerato che noi siamo uno dei comuni in zona rossa e dai dati purtroppo abbiamo in percentuale 29 bambini positivi, addirittura due del 2019. Quindi non si possono nascondere questi dati, e quindi la chiusura delle scuole materne era inevitabile, perché le elementari e le medie le chiuse il governatore. Oggi il suo comune avvia di nuovo la campagna di screening di massa su tutti i cittadini, con una gentile sorpresa anche per i bambini che verranno. Avete coinvolto anche i volontari di Will Clown. Sì, abbiamo voluto creare questa bellissima atmosfera, considerato che il tampone nasale è un po' fastidioso, però incentivare i bambini è importante perché solo così si continuano ad avere ancora più chiari i dati del nostro territorio e quindi regaliamo un palloncino con i clown, sperando che comunque vengano tutti quanti oggi.